Gli esseri umani devono affrontare le sfide della realtà. Ci sono pochi esseri umani che al giorno d'oggi hanno la forza di affrontare le sfide che la realtà mette di fronte, mette dinanzi. In genere sono più gli uomini, quindi sono più quelle persone appartenenti al genere maschile ad essere forti e a saper affrontare degnamente, con efficacia e con efficienza, quelle che sono le sfide che la realtà ci mette davanti, ci pone davanti. Questo significa che cosa? Significa che innanzitutto siamo esseri, tra virgolette, perfetti, ma nella nostra perfezione, che io definisco imperfezione, siamo anche molto fragili. Perché molto fragili? Perché siamo persone che purtroppo ci rendiamo conto di quali sono i nostri limiti. Invece gli animali chiaramente no, perché non hanno né coscienza né consapevolezza e né tantomeno ragione. In mancanza di questi tre elementi, coscienza, consapevolezza e ragione, un animale sarà sempre, e ripeto, sempre avvantaggiato rispetto a noi esseri umani. Noi esseri umani prima o poi ci troveremo nella condizione di avere, di subire una depressione perché magari abbiamo avuto tutto oppure perché ci manca qualcosa. Gli animali no, gli animali non hanno bisogno di soldi, di banconote, di denaro. Noi sì, gli animali non conoscono la paura morte, paura della morte, paura del morire. Noi sì, gli animali non hanno un Dio. Noi sì, gli animali non conoscono la paura, la disperazione, la parola invidia, la parola cattiveria. Noi sì, conosciamo invidia, paura di morire, morte e soprattutto cattiveria e invidia. Ecco, già questi esempi ti fanno rendere conto. Accettare le sfide della realtà oggi come oggi è difficilissimo, è un'autentica impresa. Non tutti ci riescono, però è bene sapere che quelle poche persone che vincono e sfidano le realtà, e sfidano appunto le sfide della vita, che sono appunto quelle della realtà, sono più che altro quelle persone appartenenti al genere maschile. In genere, infatti, quelle appartenenti al genere, chiamiamolo femminile, sono più rare e raramente riescono a sopportare, a accettare le sfide della realtà. Accettare le sfide della realtà, quindi, non è un'azione facile. Io questo già lo so e io di questo già me ne rendo conto in partenza. Ma è bene sapere che una persona, quindi un essere umano, può tranquillamente affrontarle se ha fiducia in se stesso in primis, come entità umana, come persona ontologica, e in secundis se ha dentro di sé una intelligenza perspicace, forte, diretta e pronta a rendersi conto del fatto che la vita è, diciamo così, non piena, non ricca, però è qualcosa che ha a che fare con la sofferenza. Se ci si rende conto di ciò e se si ha una forza dentro talmente forte, talmente radicata e talmente ben, diciamo così, coltivata, ecco che allora si riuscirà, si avrà la possibilità e si avverrà quello che è l'accettare, o meglio, affrontare degnamente le sfide della realtà. Accettare le sfide della realtà non è da tutti, ripeto. Ci sono persone che ci riescono, altre no. In genere sono più che altro gli esseri umani appartenenti al genere maschile a riuscirci. Ma quelle che appartengono al mondo femminile è raro che accada. Quindi questo ragionamento per dire che cosa? Per dire che bisogna
accettare quelle che sono le sfide della realtà, le sfide della contemporaneità e i problemi della vita. Perché accettando le sfide, i problemi della vita, si avrà la possibilità di andare oltre, di andare avanti, di avere la, chiamiamola, voglia di affrontare l'esistenza, un'esistenza che può portare un essere umano però anche alla depressione. La depressione non è solamente di quella persona che si annoia, di quella persona che magari ha fatto dei figli e ha la depressione postpartum, dopo parto, ma è anche di quelle persone che hanno tutto, di quelle persone che sono ricche, che hanno tanti soldi, che non gli manca nulla, perché tanto se una persona è ricca si toglie tutti gli sfizi e ha finito tutti gli obiettivi che la vita ti mette davanti. Diventa una vita impossibile, diventa un'esistenza complicata, diventa un'esistenza che di concreto, di reale non ha più nulla, ma che si basa solo sull'apparenza, sui soldi, sul denaro. Ecco quindi che dico, quindi, riassumendo brevemente questo video, che bisogna sapere accettare quelle che sono le sfide della realtà. Accettare le sfide della vita, i problemi della esistenza. Ma affrontarle significa essere capaci di saper sopperire, o meglio, vincere sugli ostacoli della esistenza. Che non significa vincere per forza, però affrontarli, sfidarli e poi sconfiggerli. Questa è una cosa che in genere le ragazze, le donne con difficoltà riescano a fare. Ci sono anche donne battagliere, per carità, non sto dicendo che tutte le donne sono così, ma la gran parte secondo me ha difficoltà. Sono più gli uomini, più i ragazzi in genere che riescono ad affrontare le difficoltà della vita. Se non ci si riesce ad affrontare le difficoltà della vita è perché si è entrati in una piena, totale sensibilità, in una piena totale fragilità, per cui non si riesce più a vincere, non si riesce ad affrontare il peso, gli ostacoli che la vita ti mette davanti agli occhi. Da Leandro Osmelli di Roma è tutto, un saluto, iscrivetevi e al prossimo video.